due proposte, diciamo, significative e importanti che vengono dalla sua competenza e dalla sua esperienza. Io sposo e riprendo la proposta che ha fatto Luigi Gallo, perché stiamo ascoltando tante di quelle cose, cioè c'è tanta di quella carne a cuocere, che ognuna di queste cose potrebbe passare per argomentare un'intera riunione. Mettere insieme tutto questo in un calderone così credo che serva a poco, cioè io me ne vado con 10.000 spunti ma con nessuna risposta, nessun approfondimento. È chiaro, ci saranno altre sedi per poterlo fare, ma veramente ritengo che l'idea di tenere ogni riunione regionale su uno, massimo due temi, in cui chi se ne sta occupando argomenti e ce ne andiamo anche con delle proposte concrete che possono trasformarsi direttamente in atti amministrativi, legislativi e così via, credo che possa essere significativo, perché altrimenti qua ognuno di noi è portatore di un'esigenza che viene dai propri territori o chiaramente dalle esperienze, dallo studio, dalle competenze che ha, però ce le diciamo e rimangono così, insomma. Quindi io più vi ascolto più mi rendo conto che questo, oltre a rappresentare, diciamo, veramente un mare magnum di problematiche e di spunti, poi ha poco valore. Quindi credo che dovremmo un attimo rivedere la modalità in cui sono concepite le riunioni regionali. Io, una volta forse c'è stato un incontro tutto sul fiume Sarno, mi ricordo, sul lavoro che avevate fatto, e uno se ne va con una conoscenza anche del problema che diventa patrimonio comune, ma così dare due minuti per ogni problema dove ognuno ci ha studiato dei mesi o degli anni, detto così non serve a niente, questa è la sensazione che ho io. Poi riguardo, io oggi mi sarei aspettata, scusatemi, cioè noi non siamo neanche, le commissioni non sono neanche state costituite, noi non ci siamo ancora neanche divisi nelle commissioni, è chiaro che a parte il programma che abbiamo elaborato insieme non abbiamo delle risposte concrete alle vostre domande, magari ne sapete anche più di noi, perché mica noi ci siamo occupati di tutto, ognuno di noi ha la sua esperienza di attivismo, i problemi del suo territorio di cui si è occupato. Se non stabiliamo la metodologia, e io oggi avrei voluto parlare di più di questo, cioè non potremo mai far sì che quelle vostre istanze poi ci arrivino nella maniera adeguata da poter diventare un qualcosa di concreto e da poter diventare una risposta e una soluzione. Quindi, non so, mi sentivo di fare questa riflessione perché ci sto pensando, più vi ascolto più penso a questo. Allora, il discorso degli ambiti, al di là dell'acqua, dei rifiuti oppure dei consorzi come si sono fatti in passato, non è tanto il discorso dell'organizzazione, perché l'ambito, quando si chiama ATO, che parliamo di ambito territoriale omogeneo, ha un senso nella definizione, perché se noi per esempio guardiamo la provincia di Benevento, che è profondamente diversa da quello che è la provincia di Napoli e la provincia di Caserta. Quando ci spostiamo praticamente lungo l'asse di separazione tra Caserta e Napoli, noi abbiamo un agglomerato di edifici senza soluzione di continuità. Allora, quando per esempio tempo fa si diceva che si doveva affidare singolarmente ai comuni la gestione della raccolta rifiuti, però poi questo meccanismo viene comunque a incagliarsi nel momento in cui bisogna poi trovare la soluzione per lo smaltimento. Allora diventa un'esigenza metterli insieme per cercare di trovare proprio gli spazi fisici dove andare a realizzare lo smaltimento. Quindi non è tanto il fatto di come vengono organizzati, perché ci può stare praticamente un criterio geografico per organizzarli insieme, però il problema non è tanto questo. Il problema è stabilire quali criteri devono governare gli ambiti, che qua purtroppo il consorzio prima di bacino, gli ambiti, e prima per esempio si è parlato del discorso acqua pubblica, quando noi abbiamo, proprio nei giorni scorsi, prima di quando abbiamo preparato l'intervento per andare in aula, ci è capitata proprio la legge che riguarda la regolamentazione degli IATO. E la prima cosa che balzava agli occhi era quello che sottolineava Luigi, cioè il rapporto che si assumeva praticamente questo organo nei confronti di un gestore, non si specificava che tipo di gestore, e quindi regolarmente è un privato che va a speculare su quella cosa. E lo stesso accade per i rifiuti. Quando per i consorzi di bacino si è messo in piedi il carrozzone perché si dovevano piazzare delle personalità all'interno e assegnare gli appalti a dovere, e poi per esempio io vengo dalla terra dove la GMC ha fatto disastri con i fratelli Ursi, ci sono stati dei morti per Camorra, ci sono stati tutti e cinque i sindaci di queste articolazioni che sono stati tutti arrestati, allora il problema è focalizzarsi su quello, perché nel momento in cui si sposta l'asse e non si mette a fuoco più il problema, cioè lo smaltimento dei rifiuti, individuando una soluzione sostenibile. Prima De Luca per esempio nel suo intervento ha detto: noi abbiamo a disposizione, già lanciato lo spot, 400 milioni di euro a disposizione delle imprese private,
Già è pericolosissima fare una cosa del genere perché attira chi sappiamo noi. Quando ci fu il discorso che lui diceva io non voglio bruciare le balle negli inceneritori, allora noi subito abbiamo rilanciato, senti, vogliamo optare per soluzioni sostenibili economicamente ed ambientali. Ce l'abbiamo la soluzione, costa molto di meno. Lui ha detto che non vuole spendere 400 milioni per l'incenerimento, noi ce ne abbiamo uno che costa 100 volte di meno, più sostenibile e che crea lavoro. Allora dobbiamo soffermarci sempre alla finalità. Se la finalità è quella, ATO, consorzi di bacino, è quella di inglobare carrozzoni, di realizzare carrozzoni per portare gente all'interno, noi dobbiamo cominciare a chiedere quali sono le finalità, non come vengono organizzate, perché come vengono organizzate ormai lo sappiamo. Grazie Vincenzo. Grazie. Allora, io non lo so quanti di voi hanno avuto modo di seguire il consiglio regionale, c'è stato l'intervento di De Luca, lui ha detto una cosa che ci ha allarmato tutti, cioè lui ha parlato dello smaltimento delle ecoballe e ha detto che ci sono disponibili 500 milioni di euro che lui intende assegnare ad aziende private campane, quindi ne ha fatto un discorso di promozione del lavoro in Campania, quindi lo smaltimento delle ecoballe che si traduce in lavoro, però ha parlato di queste non meglio specificate aziende private campane. Ora, quando io sono intervenuta dopo, ho citato questo aspetto dicendo se stai parlando dei cementifici sappi che noi ci opporremo strenuamente. Ora, alcuni attivisti a cui ho raccontato questa cosa hanno collegato probabilmente questa sua dichiarazione col fatto che dal 21 di agosto 2015 ci sarà possibilità di far arrivare rifiuti speciali in Campania e l'autorizzazione a trattare rifiuti pericolosi. Quindi potrebbe anche essere che questo discorso di De Luca sia collegato anche a quest'altra cosa. Dovremmo un attimo vigilare e capire rispetto a questa situazione, che può essere veramente, lanciamo l'allarme perché non sappiamo che cosa c'è dietro. Grazie. Allora, Jessica Sauchelli di Bollosa parla della questione idrica e si prepara Gemmabella Arturo. Salve, mi presento, sono Jessica Sauchelli di Bollosa, della provincia di Benevento. Sicuramente hanno parlato in tantissimi della questione idrica, io posso portare la questione locale, in cui uno dei drammi più grandi è proprio la perdita dell'acqua, quindi non solo questo è un disservizio idrico, ma anche la perdita di una risorsa primaria. Quindi su questo bisognerà, a mio avviso, magari fare un'azione più collettiva, anche a livello europeo e regionale, per poter magari fornirci a noi quali sono i fondi strutturali europei. Perché molto spesso capita che le amministrazioni dicono che poi non c'è il fondo inerente, lo dico perché comunque ci è stato proprio detto personalmente, proprio ieri poi c'è stato un incontro al nostro comune in cui si diceva che noi chiediamo, facciamo questa richiesta di un fondo specifico e loro dice che chiediamo cose utopiche, perché poi loro devono ancora fare la mappatura delle perdite, devono fare ancora tutte cose che non hanno approfondito nel corso del tempo. E la cosa ancora più grave è che hanno scaricato la responsabilità a noi del Movimento 5 Stelle, che abbiamo fatto un incontro pubblico tra l'Altovalore e il sindaco, proprio per far emergere quelle che sono le criticità e magari portare ad una risoluzione, sicuramente anche a lungo termine, però definitiva. E naturalmente lui ha fatto un po' uno scaricabarile dicendo che poi i rapporti con l'Altocalore sono venuti, si sono raffreddati per colpa nostra, quando loro, la realtà è un'altra, che loro stanno avendo dei contatti con un'altra compagnia, ovvero la Gesesa, e quindi anche perché abbiamo saputo per voci esterne che lì poi c'è lavora all'interno di questa Gesesa anche un esponente del PD e via dicendo, e quindi chiedo anche come muoversi al riguardo, perché sicuramente grazie. Anche noi dobbiamo approfondire, però magari avere un'azione collettiva. Questo. Grazie. Vi ringrazio. Allora parla Luca Palescandolo, che era fuori quando è stato... Perdonatevi se non c'ero prima, ero uscito a prendere una boccata d'aria. Una cosa veramente velocissima. Il portale l'ex regionale esisterà mai in maniera tale da poter proporre anche disegni di legge da parte dei gruppi locali? Esiste già? Saverio, non lo voglio buttare. Quindi lo potremo fare pure da subito. Grazie. Allora sì, sono portato. Perfetto. Ok. Gemmabella
Ok, e si prepara Nicola Pelosi. Buonasera, ecco da Rocca Piemonte, mi chiamo Arturo Giammabella e niente, a dirvi un ringraziamento a voi tutti per il vostro impegno e ai ragazzi di Benevento. La mia problematica è quella dei trasporti. Io da come utente utilizzo due auto, un motorino. Ultimamente mi è capitato di assicurare un motorino e pur essendo in prima classe non ho potuto assicurare il mio motorino, questo è il fatto dei trasporti. Gli stessi trasporti in cui in commissione non vengono, nella regione non vengono messi inseriti nessuna spesa come manutenzione ordinaria. Quindi questo io da centauro prima e poi da autista di un autoveicolo trovo delle enormi difficoltà. Vorrei questa problematica per chi va a studiare, per chi si sposta per lavoro, venga fatta presente al nostro, diciamo, come non presidente, come diceva prima Valeria, una persona di cui non riesco neanche a nominare la parola. E questa provoca tanti di quelli invalidi sul territorio che poi si trovano sulle nostre spalle. Basta, ho concluso. Grazie. Allora c'è Nicola Pelosi e si prepara Assunta Campanile. Nicola Pelosi non c'è, Assunta Campanile. Allora c'è Angelo Di Prisco che parlerà di disabilità. Salve a tutti, innanzitutto volevo fare un ringraziamento proprio a tutti, in particolare a quelli che si interessano della disabilità. Niente, noi abbiamo fatto già dei tavoli tecnici proprio sulla disabilità a Napoli e vorrei ringraziare in particolare Gennaro Giuliano che ci ha stimolato a tutti noi a fare questo tavolo. Gennaro, mi piacerebbe anche che ti avvicinassi da questa parte piuttosto che stare lì. Grazie. Niente, allora abbiamo parlato di la prima criticità che viene davanti è quella della legalità. La legalità in quanto se solo si attuasse il piano PEVA, cioè il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, già se solo si eliminasse, quindi se si rispettasse la legge, il problema sarebbe risolto proprio, diciamo, per parecchio, sia nelle scuole, sia nei comuni, sia nelle strutture che debbano essere dotati di servizi e così altro. Noi se pensiamo alla vicina Spagna che ci ha dato tutte le opportunità ai diversamente abili sulle spiagge, nei comuni, nelle scuole, nei trasporti, nelle cose. Quindi questo lo potremmo fare tranquillamente anche noi. Detto questo, un altro punto critico che è venuto che in Regione Campania il fondo per il disabile è veramente vuoto e proprio zero. Un altro ancora c'è lo SPIDI che è il portale per la disabilità che non funziona per niente, era stato istituito quindi anche come dire alimentato, però non funziona anche questo. Allora noi facciamoci carico ognuno di noi perché poi il grado di civiltà si misura è valutabile in quanto trattiamo i disabili in un certo modo. Meglio li trattiamo e più il nostro grado di civiltà aumenta. Io non vorrei dire, poi adesso voglio ringraziare poi i consiglieri che già hanno sottoscritto il manifesto FISCE, che sarebbe appunto la federazione sempre per gli handicappati, per risolvere le problematiche degli handicappati. Detto così sembra anche brutto, però FISCE sta per questo. E niente, perché poi noi non abbiamo fatto anche una questione terminologica, perché non ci piace usare il termine né diverse, ci piace usare problematiche affette, cioè ragazzi affetti da qualche patologia. Quindi il nostro diciamo invito è a tutti di stimolarvi rispetto a questo. Se vuoi aggiungere qualcosa, Gennaro, ho cercato di nei due minuti di starci poi. Grazie. Volevo ringraziare tutti e volevo dire che comunque noi da qualche settimana abbiamo avviato questo tavolo sulla disabilità che è diciamo, un tavolo che è partecipativo non soltanto della nostra comunità ma anche diciamo, persone che stanno nelle varie associazioni proprio giusto per incentivare a queste problematiche e poi insomma
abbiamo anche sentito ieri l'intervento di Valeria, il primo intervento nel Consiglio regionale, proprio diciamo su questa problematica della disabilità, che quindi ci vede completamente in sintonia per quanto riguarda diciamo questa tematica. Non rubo più spazio agli altri, vi ringrazio. Grazie, gentilissimo. Faremo diciamo anche un presidio diciamo fisso a livello di Gazebo proprio su queste tematiche in generale di tutte le disabilità, non di una specifica, a livello comunque informativo, sempre relazionandoci poi dopo con i consiglieri diciamo regionali e anche con i portavoce parlamentari nazionali. Grazie a tutti. Grazie. E allora vogliamo dare gli auguri perché oggi Gennaro fa 50 anni. Nicola con Angelo, dopodiché c'è sempre la solita pausa per le eventuali repliche. Grazie. Vuoi dire qualcosa? Ho capito, devo dire solo due parole. Mi conosce bene, quindi proverò ad essere sintetico. Nicola Colangelo, Codisam, Sant'Arcangelo di Monte, Benevento. Codisam sta per Comitato di Difesa Salute e Ambiente. I sanniti ricorderanno, ma pure i campani. 7 anni fa la mia faccia l'hanno vista incatenata sotto il Palazzo del Governo a Benevento. Per dire due cose semplici, che probabilmente stavamo per giocarci, secondo la nostra bassa cultura, ci siamo giocati la democrazia, perché questo è il messaggio che viene fuori quando purtroppo assistiamo a certi fenomeni strani che succedono in Italia. Io personalmente sto qua in rappresentante di questo comitato che da 8 anni prova a portare avanti tutta una serie di iniziative, tra cui quella di mettere sotto sequestro una discarica, la discarica modello prevista dal decreto legge 61 del 2007, la discarica modello che può poterla per evitare che franasse, hanno già speso 30 milioni di euro. Di Maio, hanno commesso un abuso, hanno commesso più di una serie di illegalità. Nessuna normativa prevedeva che si poteva fare una discarica in contrada Nocecchia di Sant'Arcangelo di Monte. Chiaro? Ora sono costretti purtroppo a sopperire all'errore, smenare e pigliare i nostri soldini per riparare il danno. La discarica è sotto sequestro. Io ero venuto qua non solo per parlare, non per tanto per parlare di Sant'Arcangelo di Monte, ma per provare a dare dei consigli. Voi per me siete l'unica speranza, Gruppo 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, è l'unico raggruppamento che mi dà quello stimolo sufficiente ad andare avanti, rimanendo in trincea. Certo, quando facciamo di queste assemblee vediamo che la gente poi si stanca, vediamo che ci sono comunque persone che magari sono più brave degli altri. C'è tutto e comunque una ricchezza, non pigliamola come un'offesa o come... No, certo, un'organizzazione migliore all'interno del gruppo partendo dai VTAC probabilmente ce la possiamo pure rivedere e rivegliare. Vi dico semplicemente, visto il supporto che mi fa lui, vi dico semplicemente, sono venuto qua per dirvi grazie di esistere. Grazie. Allora, c'è qualcuno che vuole replicare agli interventi che si sono appena susseguiti? Ok. Allora, non mi ricordo qual era, comunque era il discorso di come utilizzare i fondi che vengono messi a disposizione. Al di là del fatto che ci sono degli assi di riferimento per quanto riguarda i fondi europei, e Pier Nicola mi potrà confermare questa cosa, ci sono dei diversi assi che vengono, sui quali vengono incanalati questi fondi europei. A sua volta, quando i fondi arrivano nelle regioni, ci sono dei piani che vengono predisposti per poter orientare. Uno di questi, per esempio, sono i piani di sicurezza, quelli svolti per l'ambiente. Il problema è che quando, per esempio, nei comuni, per esempio, la grossa fetta è quella orientata ai cosiddetti FAS, cioè dei fondi per le aree sottoutilizzate. Spesso succede che quando arrivano dei fondi che sono messi a disposizione per queste aree, purtroppo i soldi, e Pier Nicola l'ha detto già all'inizio, tornano indietro, perché il gioco politico che si deve strutturare attorno all'utilizzo dei fondi, cioè se si deve fare un lavoro, ogni riferimento politico deve avere il suo corrispondente all'interno del progetto. Se questa cosa non avviene, cioè tutti i soggetti politici coinvolti magari in un'amministrazione oppure magari chi deve
svolgere quel progetto. Se non si mettono d'accordo i politici, che devono in qualche modo mettere i loro riferimenti tra tecnici, legali, eccetera, eccetera, all'interno della cosa, piuttosto, uso una metafora molto barbara, mettono aperti carne in coppa a fornicelle. Se non la posso mangiare, la facciamo a bruciare. Cioè, nel senso, fanno in modo che quei fondi, se non ci guadagna chi ha interesse ad avere il riferimento perché è amico suo all'interno del progetto, li fanno tornare indietro. Il pallone è il mio e non gioca nessuno. Ecco qua. Questo è quello che purtroppo ci ha messo in questa condizione, quello di non poter utilizzare i fondi europei. Abbiamo fatto migliaia e migliaia di volte il passo indietro e oggi ci troviamo a piangere perché non abbiamo possibilità di fare progetti concreti e li stiamo comunque portando avanti, però il problema fondamentale è quello di sostituirci alla classe politica che ha generato questo problema. Grazie Vincenzo, la parola c'era pure prima per Nicola. Sempre brevemente sull'intervento che riguarda le disabilità. Noi abbiamo costituito un gruppo, un intergruppo lì al Parlamento Europeo che si occupa dei pazienti, l'associazione dei pazienti, quindi tutte quante le possibili patologie. Ricordo che sono in commissione ambiente ma anche salute, lì le commissioni sono insieme. E con questo intergruppo che si occupa di tutti quanti i pazienti, dovete pensare che lì afferiscono a questo intergruppo l'associazione dei pazienti Europa, quindi tutte quante le patologie di tutte quante le associazioni europee, quindi all'interno di questa ci sono tutte le patologie, ci sono per esempio le vittime del talidomide, ci sono le malattie rare, ci sono le disabilità. Ma portare avanti un'istanza come quella di dire sul territorio abbiamo dei problemi di barriere architettoniche in questo ambito, anche se è europeo e quindi ci vuole del tempo prima di avere una ricaduta, però è quella la strada giusta perché abbiamo una struttura forte per avanzare queste pretese. Quindi rivolgetevi a me. Grazie. Per Nicola c'era Luigi Di Maio che voleva fare un intervento. Io solo per salutarvi e scusarmi se vado via, ma devo andare in Puglia. Volevo dire, non a discolpa. Ma è possibile? Scusami, figlio, ma vi lascio in buone mani. Siamo da 12 ore solo. Siamo solo da 12 ore. Però volevo dire una cosa, prima ho sentito qualcuno, pure Valeria, che diceva dobbiamo organizzarle meglio. In realtà questa è un'assemblea semplicemente nata come assemblea regionale per presentare i consiglieri regionali eletti, i nuovi consiglieri comunali eletti e poi fare quattro chiacchiere su interventi. Solo che poi queste quattro chiacchiere sono diventate 60 e quindi alla fine stiamo discutendo un po' di più. Però l'obiettivo qui era solo di conoscerci e di presentarci con i nuovi consiglieri eletti. Poi sicuramente è auspicabile fare degli incontri tematici e questo verrà più avanti, anche magari qualche volta per organizzazione dei gruppi locali, dei meetup e non per organizzazione nostra, cioè di quelli là eletti nelle istituzioni. Comunque in generale a me sembra di veder tornare i temi delle 5 Stelle sempre. Trasporti, l'acqua mi pare che sia la più gettonata, ci sono i trasporti con tutti i problemi legati alla disabilità, i problemi legati alle barriere architettoniche, quindi sviluppo, siamo sempre lì, insomma, turismo, quelli sono i temi e quindi è auspicabile farla direttamente sulle 5 Stelle per tema le prossime assemblee e quindi approfondire questi temi. Giustizia, per il resto giustizia e sviluppo, se non funziona la giustizia non c'è sviluppo. Grazie. Grazie a Luigi per averci reso anche giustizia per l'organizzazione e andiamo oltre con Michele Facchino, se c'è. Michele Facchino. Ciao Luigi. Onestà, che bella parola, A settembre ci organizziamo, Angelo. Ma che coraggio, perché sotto gli occhi di tutti c'è quello di centrali, e forse trivellazioni. Allora, per me manca il coraggio, oppure si gira la faccia dall'altra parte. Questo è tutto. Mi dispiace che Di Maio è andato via, però lui potrebbe spendere una parola per il sangue, per non lasciarlo in mano a questi gruppi di massoni maledetti che ci distruggeranno il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti,
della nostra, delle nostre belle colline. E questo è il punto, non si sa prendere il toro per le corna, non si ha il coraggio. Questo volevo dire. Il coraggio proprio del Movimento 5 Stelle, Valentino Antonio, Valentino Antonio se c'è, oppure Dario Carotenuto. Salve a tutti. Vabbè, io lavoro nella comunicazione della Camera dei Deputati e sono qui, quindi faccio un coming out, nel senso dico che noi a un certo punto, ve ne siete sicuramente accorti, abbiamo cominciato a cambiare modalità, sposando, cioè abbiamo cercato per un po' un paradigma nuovo di comunicazione, invece ci siamo poi adattati a quello che c'era prima. Questo ha dato degli straordinari risultati elettorali e quindi adesso diventa difficile mettere in discussione questo andamento, questo andazzo. Però io non mi arrendo, vorrei sempre cercare delle nuove modalità, vorrei che dal territorio nascessero delle nuove idee e che queste idee in qualche modo preservassero quei principi che c'erano all'inizio del nostro percorso. Perché sposando invece il modello televisivo, il modello un po' più individualista, ci siamo probabilmente ritrovati ad avere, anche nel momento delle elezioni, un tipo di campagna elettorale tesa all'individualismo. Ora mi domando se non sia il caso di provare a cambiare tutti quanti insieme questa modalità, di cercare delle nuove modalità, perché... non dimenticare mai che noi siamo per la democrazia diretta e quindi che fondamentalmente di spingere sempre per cercare di coinvolgere tutti i sistemi accettano le cose da loro. C'è bastano poco. È il tablet di Gerard. Sì, okay. Sì. Allora, io ho organizzato la festa, sì. Certo. Tanti auguri a te, tanti auguri a Gennaro, tanti auguri a te. Grazie. Adesso potete anche andare via. Adesso andiamo via. Almeno lo spuma in vino. Adesso andiamo via. Attenzione adesso. Angela, sì. Ragazzi, noi facciamo festa di compleanno.
cantiamo canzoni, vai. Ancora, ancora, ripreso tu. Non ti allontanare. Sei tranquillo. Approfittato del profitto, no? La monnetta! Allora, chi ha finito la monnetta?